Pagamenti congelati, spedizioni annullate e rischio crollo dei prezzi dei fiori. Gli effetti del conflitto in Ucraina e delle sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia, unite al clima di incertezza per il futuro, stanno agitando il florovivaismo regionale. A dirlo è Coldiretti Toscana, secondo cui, sulla base dei dati Istat, la guerra rischia di cancellare oltre 30 milioni di euro di esportazioni verso i paesi direttamente coinvolti. Non solo le produzioni agroalimentari tipiche come olio, vino e quant'altro, ma anche e soprattutto le produzioni florovivaistiche, perché questi erano mercati in espansione molto importanti sia sul fiore deciso, che sulle piante ornamentali, per cui tutto il comparto vivaistico a soffrire in un momento in cui era ripartito alla grande. Ma tra l'altro questa crisi ha risvolti importanti e contraccolpi molto negativi anche sulle importazioni da quei paesi, segnatamente per quanto riguarda le nostre aziende cerealicole, tutto il settore dei concimi, dei concimi azotati, molti provengono da quelle zone. Chiaramente le sanzioni e lo stop ha provocato un aumento incontrollato dei prezzi che già stavano salendo da alcuni mesi e anche l'introvabilità di certi prodotti.